clima davvero di grandissima tristezza ai due giovani ragazzi che sono morti in settimana in un incidente stradale. Sulla regina per noi c'era Davide Cantoni. È il giorno del silenzio, è il giorno del dolore. Una comunità, quella di Lanzo Intelvi, stretta nel grande abbraccio intorno al dolore di due famiglie. Oggi è stato il giorno dell'addio a Carlo Perone, 22 anni, a Maria Grazia Gaffuri, 26, due giovani deceduti la sera di Santo Stefano in seguito a un incidente stradale finito con un drammatico volo nelle acque dell'Ario a Colonno. Due le cerimonie celebrate dal parroco della chiesa prepositurale di San Siro a Lanzo, Don Enrico Molteni. Questa mattina alle 11 l'addio a Carlo, di origine milanese ma da sempre legato al piccolo paese della Valle di Intelvi. Centinaia di persone hanno partecipato alla funzione, un'omelia commossa quella del sacerdote che ha letto i messaggi amorevoli di amici e familiari. Carlo era uno di noi, recitava uno di questi, un ragazzo che amava la vita, non dimenticheremo mai la sua voce e il suo sorriso. Nel pomeriggio alle 14.30 le esequie di Maria Grazia, anche per lei centinaia di persone, un lungo corteo ha accompagnato la bara della giovane fino alla chiesa, in testa, distrutti dal dolore, il papà Germano e la mamma Paola con il fidanzato della ragazza Simone. Un grande amore il loro, stavano cominciando a parlare di matrimonio, ha spiegato nell'omelia Don Enrico, che insediato da poco tempo in paese ha spiegato: non conoscevo Maria Grazia, ma tutti la ricordano nello stesso modo, una ragazza tanto bella quanto solare e felice. Condividere il dolore è la cosa più importante, ha aggiunto il sacerdote rivolgendosi alle famiglie. Bisogna essere aiutati da chi ci ama portando insieme la croce. Poi ha letto un'amorevole lettera scritta dal cugino di Maria Grazia, Mattia, suo grande amico. Parole semplici, toccanti, che si sono concluse con un "ti vorrò sempre bene". Abbiamo visto uno degli aspetti più tragici di questo anno che sta per concludersi, ma ce ne sono stati tanti altri. Noi